per la nostra rubrica Mettiamoci in mostra ci avvaliamo della preziosissima collaborazione di Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, che ogni settimana ci racconterà da vita a distanza, purtroppo queste sono le norme, un'opera d'arte di grande importanza. Qui sono veramente tante, ma non potevamo non iniziare da lui, dal busto di Francesco I d'Este, scolpito da Gian Lorenzo Bernini, che ha un grande valore artistico, ma anche un grande valore simbolico per questo luogo e capeggia proprio all'ingresso della galleria, direttrice. Mi sembra doveroso partire da lui. Assolutamente sì, benvenuti, è Francesco I che vi dà il benvenuto attraverso questa meravigliosa effigie scolpita per lui da Gian Lorenzo Bernini. Guardiamolo un attimo questo busto, perché veramente merita uno sguardo attento. Guardiamo ad esempio come vola questo mantello, la delicatezza della trina del collo, questi boccoli folti e poi questo busto che un po' esplode da questo piedistallo volutamente piccolo, per far vedere un po' la natura importante di quest'uomo che guarda lontano, guarda ispirato. Questo busto rappresenta proprio un po' la cifra della grandezza del Bernini, non solo per la sua naturalezza, ma anche per aver incarnato il ritratto, l'effigie, il concetto del monarca assoluto, che proprio in questi anni, siamo a metà del Seicento, appariva come figura dominante nel teatro europeo. Bernini era lo scultore più importante dell'epoca, lavorava solamente per papa e per re, e Francesco, in mezzo a questi grandi potenti, era un piccolo signore di una signoria italiana, quindi ebbe molto da fare per accaparrarsi questo artista così richiesto, e fu grazie al fratello, il cardinale Rinaldo, che riuscì a convincere il Bernini a fargli questo ritratto. Chiaramente il Bernini non venne certo, non si scomodò di venire a Ferrara, a Modena, per vedere Francesco. Francesco non poté andare a Roma, per cui questo ritratto fu fatto a partire da due dipinti di Susterman, un pittore di corte, e quindi il Bernini, abituato a lavorare dal vivo, ad avere un rapporto molto diretto con i suoi soggetti, di questo si lamentò un po' alla fine della commissione. Il busto fu commissionato nel 1650, arrivò a Modena nel 51 e il Bernini scrisse una lettera a Francesco, e che adesso vi leggo perché sono passaggi illuminanti. Far che un marmo bianco pigli la somiglianza di una persona che sia colore, spirito e vita, ancorché sia lì presente, che si possa imitare in tutte le sue parti e proporzioni, è cosa difficilissima. Creder poi di poterlo fare somigliare con aver sul davanti una pittura, senza vedere né aver mai visto il naturale, è quasi impossibile, e che a tale impresa si mette, più temerario che valente si potrebbe chiamare. Quindi il Bernini dice quanto questa è un'opera di genio, no? Perché non solo ha interpretato una persona, ha interpretato il carattere, la vita stessa, l'aneto di vita. Quindi, per compensare questo colpo di genio, il duca fu molto generoso, ed era la lettera di Bernini che incitava a farlo. Bernini non chiedeva dei prezzi, lasciava che i suoi committenti decidessero il prezzo, il costo delle cose che lui faceva. Quindi il duca pagò Bernini per questa scultura 3.000 ducati, più di quanto il papa pagò al Bernini la fontana dei fiumi di Piazza Navona. Ecco, il pensiero viene: se è stato in grado il Bernini di ritrarre su marmo Francesco I d'Este, e così attraverso un dipinto, viene da pensare che cosa avrebbe forse potuto fare dal vivo, no? Certo, e cosa ha fatto? Sì. Infatti Bernini è il più grande protagonista della cultura visiva barocca, sicuramente europea. Ecco, direttrice, questo è un quadro dal grosso valore artistico, ma
anche simbolico, abbiamo detto, quando si parla delle gallerie Estensi, questa è l'immagine che si è scelta. Sono tanti visitatori, anche stranieri, che vengono qui proprio per visitarlo, ovviamente non ora, ma insomma... Certo, è un po' il nostro simbolo, anche perché rappresenta Francesco I d'Este, che è stato un po' il protagonista della rinascita delle sorti degli Este in quanto committenti d'arte dopo dopo aver lasciato Ferrara. Fu Francesco che trasformò Modena in una capitale, nella capitale del Ducato, e quindi Francesco per noi è persona importante, non solamente come soggetto di un busto di Gian Lorenzo Bernini, ma anche come interprete, come creatore di quella politica culturale di prestigio attraverso la committenza d'arte che ci ha regalato questa opera, ma tante altre che vedremo nelle prossime puntate.